La principessa Margaretha era la figlia prediletta di re Giorgio VI nonostante Elisabetta fosse l'erede al trono, affermò un commentatore reale. Oggi ricorrono i 70 anni dal funerale di re Giorgio VI, purtroppo scomparso nel febbraio 1952. È ricordato come il monarca che ha visto il paese durante la Seconda Guerra Mondiale, pronunciando discorsi travolgenti alla radio nonostante la sua famosa balbuzie. Punto. Il re era anche un padre amorevole per le sue figlie Elisabetta e Margherita. Nelle foto di sotterrate condivise questa settimana dagli archivi, le immagini colorate mostrano la regina Elisabetta II in piedi solennemente sulla tomba di suo padre, re Giorgio VI, dopo che la sua bara era stata calata sul pavimento della cappella di San Giorgio, a Windsor. Le immagini sono state scattate da una telecamera speed grafiche confezionate 70 anni fa. Punto. Sono venuti alla luce per la prima volta per gentile concessione dell'archivio Top Photo, che li ha ricevuti dalla famosa collezione dell'International News Agency, INP. Il rapporto di George con le sue figlie era notoriamente stretto, con esperti reali che discutevano del loro legame nel documentario di Channel 5 del 2020, Princess Margaret, Rebel Without a Crown. Anne de Courcy, una giornalista che ha scritto sulla famiglia reale. Ha osservato come Margaret fosse la preferita di suo padre, una volta disse che Elizabeth è il mio orgoglio e Margaret è la mia gioia, e certamente era l'uomo più importante in lei, Margaret's vita. Ha aggiunto, era suo padre che era completamente al centro di lei. Margaret avrebbe poi lottato dopo che suo padre divenne re inaspettatamente, Giorgio VI salì al trono in seguito all'abdicazione di suo fratello, re Edoardo VIII, nel dicembre 1936. Significava che Elisabetta fu spinta a erede al trono, mentre Margherita rimase insicura a causa del suo ruolo meno centrale. La storica professoressa Jane Ridley ha detto, prima dell'abdicazione, Margaret era la figlia minore del duca di York, che è piuttosto lontana dalla successione. Ma dopo l'abdicazione, il padre di Margherita divenne re Giorgio VI, sua sorella maggiore divenne l'erede al trono.